Ciao a tutti amici di Goal Project. Allora, come promesso, anche quest'anno 2018 faremo le famose sfide. Dove siamo, Paolo? Siamo a Bogogno, Circolo Golf Bogogno, percorso Bonora. Esatto, quindi campo tosto, bellissimo, molto pieno di ostacoli d'acqua, lungo, un po' fairway sempre in piano, su e giù. Uh-huh. E oggi per la sfida, sì, ci sfidiamo sulla buca numero 4, che è un par 4 di circa 400 metri in salita. Ma handicap 1 forse? Handicap 1 è la più difficile. A destra, come vedrete, c'è un bel fuori limite e un grosso bunker. A sinistra c'è ostacolo d'acqua, ma non solo. Se si va troppo a sinistra, c'è davanti, prima del green, c'è una pianta gigantesca che è impossibile volare. Oh, cominciamo ad andare. Intanto facciamo una piccola ripresa così vi vedete. Esatto. Eccomi sul tee della buca 4. Allora, oggi per l'occasione testerò il nuovo driver Callaway ROG. Ok. 9 gradi con shaft Hazardous Project X Stiff 76 grammi, e come potete vedere, per evitare il fuori limite a destra, perché diciamo che è l'ostacolo peggiore con cui andare, mi posiziono apposta a destra del tee, così la mia visuale è verso sinistra. Ale, però ricordi che al Bonora ci sono ostacoli a destra e a sinistra. Esatto, però è meglio andare in acqua che in out. Bisogna prendere sempre il meno peggio, eh. Quello che viene fuori va bene. Vabbè, buona fortuna in questa prima sfida ufficiale del 2018. Bravo. Da avversario ti dico bravo. Grazie, palla dritta, perfetta. Adesso tocca al grande Paolo. Grazie. Eccoci qua. Idem, anch'io ho sempre una grande simpatia per il lato destro e il lato sinistro. In questo caso preferirei andare in mezzo, ma vediamo subito. Guarda che la mia palla è lunga, eh. Palla è lunga. A me basterebbe in fairway. Farei una bella firma. Eccolo là, il mio posto solito. Sì, leggermente pull. Però là è buona. Come dicevo prima, buone è dietro alla pianta gigante. Infrascato. Ci vediamo nelle frasche. Preparatevi l'aspiratore, così puliamo tutto. Ragazzi, stiamo camminando per la buca. Bogogno è un campo molto faticoso. Sì, faticosissimo. Pizzo, guardate che stile la sua sacca e il suo carrellino. Camouflage quest'anno, eh. Camouflage. Questo, faccio una panoramica del Super Bogogno. E andiamo verso le palline. Vedo quella di Pizzo che spacca il fairway. Infatti ci sono anche i nostri amici là davanti, che saranno anche loro protagonisti di qualche video. Sì, esatto, qualche sfida anche con loro dopo. Nelle prossime settimane le vedrete. Sfide con professionisti, dilettanti, donne, bambini, tutti. Sfidiamo tutti. Ragazzi, come potete vedere, la palla di Paolo è messa un po' nel rough, vicino alle foglie. E come vi dicevo prima, davanti a lui c'è una pianta veramente alta. C'è la pianta Battistini, ormai è mia, perché tutte le volte che sono finito qua. Quindi l'esperienza mi dice che nella buca handicap 1 anche un bel bogey non farebbe male. Quindi, piuttosto che rischiare cose impossibili e tirare sugli alberi, ok, io giocherò un facile layup sulla destra per poi attaccare il green e magari riuscire a fare anche il paretto. Ah, quindi non puoi rischiare ad andare dritto, perché la montagnetta davanti a te è molto alta. Assolutamente. Devo stare attento però a questa montagnetta, perché mi farà partire la palla alta. Quindi rischio di prendere le piante. Quindi prendo un ferro 5, miro abbastanza a destra, devo fare un colpo abbastanza corto. Ci provo. Beh, esecuzione perfetta. Non ho rischiato acqua e company, quindi Pizzo, motocate, mettemi sotto pressione. Ecco il grande Ale che sta sistemando la palla. Allora, misuriamo intanto. Misura. Al green sicuramente in salita, eh. Sì. Faccio una bella zoomatella. Green difficile, molte pendenze, bunker intorno. Ancora 158 metri, asta lunghissima. Qui. Qua con un po' in salita devo prendere tutto il mio bel ferro 6 e tirarlo, eh. Vediamolo. Vabbè, vado per l'asta. Green.
Bravo Ale, sono riuscito anche a riprendere la palla, ormai mi ha chiamato Grande. Sky per fare le riprese, grandissimo. Ragazzi, sto misurando, qua siamo a 124 metri. Cosa giochi? 124 metri per me è un mezzo sand, toccato piano. No, gioco un ferro 9 ragazzi perché siamo in salita, l'asta sicuramente lunga e devo metterla vicino perché Pizzo è in green, quindi lui patterà per il par. Ma magari però... per il birdie, ma vabbè. Vedremo. Filo pesante ragazzi, vediamo se arriva, mi fa sto miracolo, miracolato! In asta, bravo, bel recupero. Grazie, grazie, thank you, ci vediamo in green. Ecco Pizzo in green ragazzi. Patto lunghissimo. No, lunghissimo, io lo definirei non lunghissimo, ma tipo lungo ma non lunghissimo. Lungo, lungo. Clamorosamente lungo, con 77 pendenze. Ci ha ingannato un po' il green. Sì. Ancora un bel putt lungo per salvare il par. Pizzo fa niente, tanto facciamo bogey bogey, dai. Io alzo la palla, diamocela pari. No, patta. Adesso patta per salvare il par di Paolo. Ragazzi, Pizzo cortissimo, quindi tenterò. Non è facile, c'è un po' di pendenzicchia. Grande Stefano, nostro amico che ci tiene l'asta. Go, ma che bel putt! Bravo, bravo. Grazie. Vabbè, given quello. No, dai, la chiudo, dai. Ma è data, dai. È data, va bene, grazie. Mai rifiutare una data, ricordatevi. Quanta pendenza hai sentito, caro Pizzo? Ho sentito un bel 4. 4. 4, veramente tanto. Tanta roba. Vediamo se si vede. Lo gioco veramente tanto a sinistra. Va bene. Putt per la vittoria. Yes! Che imbucata! Grande! Bravo Pizzo, complimenti! 1-0 per me! Grande Pizzo, complimenti! Oggi hai vinto te, quindi... Hai vinto questa buca, quindi per oggi hai vinto questa buca e ci vediamo alla prossima buca. Esatto. Ciao! Ciao a tutti!